La vittoria del no al recente referendum ha sancito la costituzionalità delle province. Alla luce di questo e sulla scorta dei problemi creati dalla riforma del Rio, la RSU dell'ente Ternano stamattina ha fatto il punto sulla situazione ed ha avanzato una richiesta alla nuova dirigenza appena insediata. In modo particolare la situazione in provincia di Terni è veramente preoccupante, in quanto siamo un ente in predissesto. Sul nostro piano di rientro la Corte dei Conti però ancora non si è pronunciata e non siamo stati in grado di fare il bilancio per l'anno 2016. Urgono quindi sicuramente dei provvedimenti che impongano un cambio di rotta, ovvero sia un azzeramento dei prelievi forzosi e possibilmente anche nuove risorse per garantire i servizi. Quindi la RSU oggi chiede semplicemente che i dipendenti della provincia vengano messi in condizioni di poter erogare servizi. I 650 milioni in meno previsti per quest'anno rischiano seriamente di essere il colpo di grazia sui bilanci e di determinare il blocco totale dei servizi. Lo dice il presidente Giampiero Lattanzi, anticipando i temi principali di cui si discuterà domani all'Upinazionale a Roma, nel corso dell'incontro sulla situazione delle province italiane e sulle proposte avanzate al governo per ripristinare dotazioni finanziarie in grado di garantire operatività agli enti. Non essendo stato ancora assegnato il fondo indistinto di 970 milioni a disposizione di regioni, province e comuni, prosegue Lattanzi, riteniamo che sia assolutamente necessario che questo fondo venga utilizzato per compensare il taglio e ribadiamo che l'azzeramento del contributo non è sufficiente a mettere in sicurezza i bilanci se non viene accompagnato da misure finanziarie e contabili specifiche che consentano agli enti di evitare il dissesto e la chiusura dei servizi.